Stiamo andando meglio, siamo arrivati a Firenze. Avete appena visto le immagini di Italotreno, perché? Perché abbiamo trovato un'offerta, 15 euro andata e ritorno per Firenze, quindi vuoi non andare a Firenze? Siamo venuti a Firenze, solo che siamo venuti abbastanza impreparati, cioè noi pensavamo di venire a Firenze, andiamo a vedere il Duomo, l'Accademia, senza prenotare una cippa e non è andata così. Coda della Madonna, quindi abbiamo deciso di iniziare da posti meno battuti. Tipo l'importantissimo primo edificio rinascimentale di Firenze, che è l'Ospedale degli Innocenti, dove lasciavano dietro di me, quindi alle mie spalle, i trovatelli. Forse non tutti sanno che il cognome più diffuso tra gli innocenti, cioè i bambini, era Marti. Vediamo se tu lo sai. Innocenti, Perfetto, degli si chiama. innocenti e innocentini. Esatto, quindi praticamente se tu nascevi in un orfanotrofio, chiamavi Firenze Innocenti, Innocentini o degli Innocenti. Adesso riprendiamo le nostre care vecchie abitudini. Lo sai, Michele, quali sono? Sono quelle di camminare a zonzo e incappare nelle attrazioni. Abbiamo trovato difficoltà perché io ho pensato, vado all'InfoPoint. Gli InfoPoint sono tutti chiusi. Sabato e domenica gli InfoPoint sappiate che sono chiusi. Michi, vieni, ho trovato la biglietteria. Red Gate in the Academy Gallery. Per quelli prenotati. Per uno che voglia comprare, è chiusa anche questa. Molto bene. Abbiamo deciso che facciamo la prima fila del giorno qua fuori dalla galleria dell'Accademia. Siamo riusciti a entrare all'Accademia. Adesso guardiamo un po' di quadri di cui insomma sappiamo poco, non siamo degli espertoni, e poi andiamo a vedere lui. È il perché siamo qui. Siamo in coda fuori dal Duomo e Martina è in modalità energy saving. Abbiamo fatto la fila per comprare i biglietti e ci hanno detto che dentro il Duomo si entra gratis tutti i giorni, quindi abbiamo pensato bene di metterci in fila adesso, perché Michele sostiene che non ce ne sia. Questa è la fila che non c'è. No, no, non ce n'è. Adesso ci siamo fermati dai fratellini e ci mangiamo un bel panino, vero Miki? Siamo tornati in albergo dopo aver visto il Duomo a riposarci, perché alle 6 ci aspetta che cosa? Il campanile del Giotto, tutto a gradini, tutto a gradini. Perché i biglietti che vi ho detto che abbiamo comprato prima, 50 euro, comprendono quello, comprendono il Museo dell'Opera del Duomo e comprendono il Battistero. Buonanotte e ci vediamo alle 6. Siamo pronti, Marti? Cioè, ma siamo pronti? Siamo pronti? No. Abbiamo scoperto che sono circa 400 gradini. No, troppo da salire. Mille. Però la vista paga.
virgetta illuminata dalla luce. Dopo aver affrontato circa 400 gradini, adesso ci stiamo facendo un giro al centro di Firenze, adesso siamo in piazza della Signoria, poi andremo lungo Arno, ci sederemo e decideremo dove andare a mangiare. Gli Uffizi, mica quest'anno li saltiamo, sì, no. Torniamo magari l'anno prossimo o quando aprirà qualcuna cosa che tu vuoi tanto vedere. Esatto, ossia... Io non ho mai visto il corridoio Vasariano e vorrei percorrerlo tutto. Per la cronaca, il corridoio, una parte diciamo, è questo. Michele, spiega cosa succede. Praticamente è un collegamento che usava, non mi ricordo quale Medici, forse Cosimo, per andare dalla sua residenza che è Palazzo Pitti fino in comune dove faceva il sindaco. E quindi è un corridoio che passa in mezzo. Esatto, praticamente fa da Palazzo Vecchio, Uffizi, Ponte Vecchio fino a casa sua. Esatto. Questa qua è la nostra cena di stasera. Martina, misurala pure con le dita. Siamo alla trattoria Pallottino. Il primo mezzo chilo è nel nostro stomaco. Michele, taglia il secondo. Come era la Fiorentina? Tutta qua dentro. Qui. Va bene, siamo tornati in albergo morti e distrutti. Adesso dormiamo e domani ci attende un'altra giornata di file. Notte. Buongiorno. Andiamo. Siamo entrati al Museo dell'Opera del Duomo. Adesso fuori sta piovendo di rotto, quindi noi siamo coperti e adesso iniziamo il tour. Adesso siamo di fronte al battistero, che è questo, ed è l'ultima cosa che ci manca dopo aver visto il Duomo, il Museo del Duomo, il campanile di Giotto, battistero e poi festa finita. Andiamo! Sono le 2 e adesso ci mangiamo un lampredotto. Abbiamo mangiato il lampredotto, che però mi sa che per noi è un po' too much. Siamo davanti al Palazzo della Signoria, dove c'è nella facciata il ritratto dell'importuno, che è uno che arriva e importuna Michelangelo. Esatto. E quindi lui cosa ha pensato di fare? Dedicargli la sua faccia dentro al Palazzo della Signoria. Il profilo. Adesso attraverseremo il Ponte Vecchio. Michele, tra l'altro, ieri parlava del corridoio Vasariano e siamo qua sotto. E adesso vi faccio vedere. Qua c'è il corridoio Vasariano sopra di noi, quindi passa qui, da ieri dove abbiamo fatto vedere, poi Ponte Vecchio, questa parte qui, e dovrebbe poi arrivare fino a Palazzo Pitti, che in realtà l'ha fatto costruire il signor Pitti, che era diciamo un rivale dei Medici, e poi i Medici gliel'hanno comprato e Cosimo dei Medici ha fatto fare questo corridoio al Vasari. Andiamo. Dunque, abbiamo attraversato il Ponte Vecchio, il corridoio prosegue, entra dentro questo edificio e poi prosegue da questa parte e rientra questo edificio. Ragazzi, non abbiamo più filmato niente e adesso stiamo andando in stazione. Michele, vai, prosegui.
iscrivetevi al canale se questo video vi è piaciuto o se questo video non vi è piaciuto. Questa dietro di me è Santa Maria Novella, ciao. Vai, dai che abbiamo un treno alle 9, un Italo.